Con la famiglia di prodotti Concept D, Acer propone delle workstation che sono destinate al pubblico dei professionisti. Parliamo di piccole aziende, liberi professionisti, fotografi, creativi e coloro che utilizzano un computer di questo tipo, una vera e propria workstation, per creare e per lavorare. Potremmo riassumere tutto questo nel termine di marketing che è divenuto popolare adesso, quello dei creator. Bene, vediamo come vanno questa workstation e questo schermo sviluppati appositamente da Acer. Concept D500 è la workstation d'ingresso di questa famiglia di prodotti di Acer. È dotata al proprio interno di un processore Intel Core i9 9900K, una soluzione quindi con 8 core e capace di elaborare 16 thread. Accanto troviamo una scheda video, componente molto importante pensando alla destinazione di utilizzo. È un modello Nvidia Quadro RTX 4000, una soluzione quindi professionale che beneficia di tutta un'ottimizzazione driver legata alle particolari applicazioni che vengono utilizzati da questa tipologia di utenti. C'è tutto quello che serve poi sotto la scocca. Troviamo 64 GB di memoria di sistema, un quantitativo più che adeguato pensando al target di utilizzo, un SSD da 1 TB e un hard disk meccanico da 3 TB, dotazione che permette di bilanciare abbastanza bene la velocità degli SSD per l'installazione dei programmi del sistema operativo e ovviamente uno spazio di archiviazione importante per tutti i nostri progetti, file e dati. Acer propone Concept D500 anche con altre configurazioni hardware, proponendo in questo modo questa workstation a prezzi più bassi. Troviamo processori Intel non di potenza così elevata e schede video Nvidia della famiglia GeForce o Quadro non complesse come il modello RTX 4000. Ovviamente tutto si adatta in funzione di quelle che sono le necessità specifiche del cliente. Uno dei punti di forza sicuramente distintivi di questo sistema è il case, il quale ha una struttura esterna in materiale plastico con un rivestimento interno in metallo, molto ben costruito, l'ottima finitura, e la parte superiore presenta un pannello di legno. Troviamo poi una particolarità: accanto a tutti i pulsanti di gestione del nostro case abbiamo una parte che è destinata a un sistema di ricarica wireless, utile, appoggiandoci sopra il cellulare, per ricaricare il nostro smartphone. Dobbiamo inoltre pensare che una workstation di questo tipo andrà inserita all'interno di un contesto di ufficio piuttosto che di uno studio, dove magari si presenteranno clienti. Bene, una struttura di questo tipo ha sicuramente un impatto visivo per i non addetti ai lavori molto più rilevante rispetto a quello che potrebbe essere il classico e importante case tower magari messo sotto la scrivania. Una soluzione di questo tipo è pensata per essere esposta quasi come fosse un oggetto di arredamento, anche se poi all'atto pratico è un vero e proprio strumento di lavoro molto potente. Dal punto di vista delle prestazioni velocistiche, il processore Core i9 9900K si comporta piuttosto bene, anche se sappiamo che soluzioni basate su processori AMD Ryzen a 12 o 16 core permettono di ottenere di più. Per chi volesse qualche cosa di più, Acer propone soluzioni Concept D di fascia superiore dotate di uno o due processori Intel Xeon. In questo momento Acer non offre soluzioni AMD, magari lo farà in futuro, visto e considerata anche la potenza di calcolo che viene offerta dai processori Ryzen e Ryzen Threadripper anche per gli ambiti legati alle workstation. Molto buono il comportamento della scheda Nvidia Quadro RTX 4000, che è una soluzione che condivide l'architettura con le schede destinate al gaming GeForce RTX. In questo caso è l'ottimizzazione driver e la specializzazione che Nvidia ha implementato per le applicazioni professionali a fare la vera e propria differenza. Quando si utilizzano applicazioni di questo tipo, c'è un netto balzo in avanti delle prestazioni rispetto a quanto ottenibile con una corrispondente soluzione della famiglia GeForce. È proprio questo che fa la differenza tra un sistema desktop assemblato anche con componenti molto potenti e una workstation di questo tipo. Il bilanciamento complessivo e l'ottimizzazione sono pensati come fine per offrire le massime prestazioni proprio al professionista con le tipologie di applicazioni che tipicamente questa persona utilizza. Assieme a Concept D500, Acer propone anche una famiglia di schermi sempre della gamma Concept D. In questo caso abbiamo il modello CP7, che è la soluzione top di gamma, uno schermo 27 pollici di diagonale con risoluzione 4K e, la cosa interessante, è certificato Nvidia GeForce Ultimate, ma in realtà questa certificazione non è così importante per l'ambito di utilizzo come workstation. È uno schermo molto ben costruito e anche in questo caso con un notevole impatto estetico. C'è lo stesso tipo di finitura di legno nella base, in questo caso speculare quella che abbiamo trovato nella parte superiore della nostra workstation. Misura alla mano, è un pannello che si comporta molto bene, soprattutto con segnali video SDR.
Passando all'HDR abbiamo una luminanza assolutamente di riferimento, però la precisione cromatica viene un po' inficiata, quindi non è questo lo scenario di utilizzo preferibile per questo schermo. È un pannello che ha un costo d'acquisto importante, un po' come tutti quanti i pannelli 4K di simili caratteristiche. Parliamo di 1.999 euro IVA inclusa sullo store di Acer oppure presso i venditori affiliati con Acer Italia. Per quanto riguarda invece la nostra workstation, il prezzo di listino è di 3.499 euro. Anche qui una cifra importante, ma se andiamo a prendere i vari componenti e sommiamo i prezzi assieme pensando di configurare noi il sistema, abbiamo circa un risparmio di 500 euro. Pensando alle peculiarità del case, al risultato complessivo e alla garanzia, forse non è poi così conveniente assemblarsi da sé, e soprattutto pensiamo anche che il target di riferimento è fatto da professionisti, non necessariamente da persone che vogliono perdere tempo o hanno le capacità per potersi assemblare da sole un sistema e garantirne il funzionamento nel lungo periodo. Sempre per l'utenza professionale, Acer offre dei pacchetti di garanzia aggiuntiva on site fino a 4 anni, sia per lo schermo, sono 99 euro nel complesso, sia per la workstation, 199 euro. Sono caratteristiche sicuramente interessanti pensando proprio al target di riferimento. Nel complesso, quindi, questi sono sistemi interessanti per chi ricerca una workstation e vanno direttamente a competere con soluzioni simili proposte da altre aziende, quali possono essere HP e Dell. Di solito i clienti di queste ultime sono aziende di dimensioni più importanti rispetto al piccolo studio piuttosto che al singolo professionista, il quale potrebbe essere più interessato a una soluzione di questo tipo anche per quanto riguarda l'impatto estetico e quindi, come dicevamo prima, pensandolo all'interno del proprio ambiente di lavoro, del proprio studio, del proprio ufficio, a contatto poi con i clienti. I prezzi sono sicuramente importanti, ma abbastanza bilanciati pensando a quella che è la dotazione e a soluzioni alternative che è possibile assemblarsi da soli. Per tutte le informazioni tecniche, per le misure che abbiamo svolto qui in laboratorio, vi rimandiamo alla recensione pubblicata sulle pagine di Hardware Upgrade. Il link, come sempre, è qui sotto in descrizione.